Eccoci Salvatore, oggi ti voglio porre una domanda. È vero che Gesù Cristo digiunò 40 giorni e 40 notti nel deserto, tentato da Satana? Tu cosa ci puoi dire a riguardo? Vogliamo sapere la tua opinione. No, non è vero. Io nei miei video, quando sono stato a Favignana, ho detto che ho digiunato 40 giorni e 40 notti come ha digiunato Gesù nel deserto. Ma adesso, proprio in questo istante che eravamo qua, che parlavamo, è venuto fuori un flash con una visione che mi ha permesso di capire che c'è un errore di fondo nel Vangelo. Perché non c'è nessuna conoscenza reale di ciò che è accaduto in quel periodo nel quale Gesù, come uomo, era incarnato da Cristo quale monade del Padre, divinità. Per poter capire ciò bisogna andare un po' indietro nel tempo. Si parla in antichi, diciamo così, libri sulla vita di Baba di Shirde e di Baba di Puttaparthe. Io ricordo quando sono andato in India, c'è un albero vicino all'ashram di Sai Baba. Ora lui è morto, non c'è più. O meglio, diciamo, è passato ad un'altra vita superiore, ma è sempre presente a noi, che in quest'albero lui, quando era ragazzino, con altri ragazzi di Puttaparthe, gente morta di fame, poverette, bambine che non ci avevano, a volte piangevano per la troppa fame o lo stomachino gli gonfiava, come tutti coloro che sono nel Biafra o sono O nei paesi hungri, africani, come vediamo sempre anche in sì, TV. esattamente. E allora se ne andavano a giocare sotto un albero. Io non ricordo come lo chiamano, io lo chiamo Bodhi, come quello di Buddha. Un albero grandissimo che io ho visto ancora è lì. Quindi da quando era piccolo Sai Baba, quest'albero c'era, esisteva, e lui non l'ha racchiuso dentro il suo ashram, ma l'ha lasciato fuori dell'ashram. E andavo con quei ragazzini, era tutto vuoto lì, non c'era niente, era terreno libero. E queste ragazzine, dopo aver giocato sotto l'albero, gli dicevano: "Oh Baba, Baba, ho fame, come devo fare, cosa devo mangiare?" Lui gli diceva: "Beh, cosa desideresti mangiare?" Dice: "Una banana." E io: "Va bene." Facevo così, come usava lui fare quando materializzava da ragazzino, prendeva dall'albero una banana e gliela dava. Non era albero di banane. E quel ragazzino la mangiava. Era vera, era un'illusione, non lo sappiamo, ma quell'illusione o quell'informazione arrivava dentro la mente del ragazzino e si cibava. L'altro diceva: "Baba, Baba, io voglio un mango. Tieni il mango." E così via. Vari frutti che desideravano, lui li raccoglieva da quell'albero. Come Gesù moltiplicò i pani e i pesci, che 5.000 persone si sfamarono e così via. Come un giorno una signora, cioè un macellaio di Castelvetrano, che io avevo fatto una trasmissione a Radio Salinus, lui mi ha chiamato e mi ha parlato di sua sorella che aveva un cancro al cervello, un tumore, non so, qualcosa che. E tramite amicizia con Bettino Craxi, che lui era socialista, ha interpellato il fratello Antonino, che era di stazza lì a Puttaparthe, stava quasi sempre da Sai Baba. È andato lì,
non l'ha toccato, sai, Baba non ha parlato né con lui né col fratello, né con lei, con la donna, né col fratello, ma vedeva che c'era una donna che girava sempre una pendola che metteva solo acqua e un chilo di riso. Venivano 50 commensali e quella donna le dava da sfamare a tutte. Venivano altri, prendeva col mestolo sempre lo stesso pendolino. Il macellaio, che siciliano, dice, questa dice, tocca, che cosa c'è di strano lì? Va per vedere, la pendola era piena. C'è questa capacità. Erano anche, da come viene descritto nei Vangeli apocrifi, da Gesù, quando era bambino, prendeva del fango, lo bagnava con l'acqua, gli soffiava, ne faceva un uccello come immagine e l'uccello volava. Ma al di là di questo, un ragazzo che ha queste capacità, come un Baba che ha queste capacità, il fatto di vederlo umano è un discredito. Non lo vedrei mai una cosa del genere, se veramente questi dati che io ho dato, questi fatti che ho narrato, adesso sono reali. E allora Gesù, verso gli 8-10 anni, non so perfettamente quando, non c'ero io, è stato prelevato dagli esseni di Qumran, è stato portato in monasteri esseni, dove lo hanno istruito a raggiungere la coscienza cristica. E lui, in base a tante diciamo, tecniche di digiuno, di altre cose, ha raggiunto la coscienza cristica. Poi il Cristo nel Giordano si è incarnato, escludendo il Gesù come entità, come spirito, ed è entrato il Cristo come coscienza cosmica. Ora io mi chiedo questo e dico, signori miei, se quel ragazzino Gesù era capace di fare questo, come lo era capace di farlo Baba e tanti altri, non credo che potessero mangiare normalmente. Infatti Gesù da grande, quando era il Cristo che parlava, diceva nei suoi viaggi per la Galilea, non si vive di solo pane, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Informazione. Io non sono io che faccio questi miracoli, ma è il Padre mio che mi dà la possibilità di farlo. Se io mi stacco dal Padre mio, io non posso più fare miracoli. Sarò sempre Gesù, che sarò un terapeuta come gli esseni, ma quei miracoli che fa il Cristo non li posso più fare se si stacca da me. E questo sta a significare una cosa molto importante, come quando tu disconnetto un computer, quello diventa scemo perché non ha più niente da dire. Se lo riconnette alla banca dati, ti dà tutta l'informazione che tu vuoi. E così lui era connesso col padre. Se si fosse sconnesso col padre, non sarebbe più stato in grado di poter fare quello che faceva come Cristo, ma come Gesù avrebbe continuato, se lo spirito di Gesù sarebbe entrato di nuovo nel corpo del Cristo. Ebbene, nel deserto, perché Gesù lo portavano nel deserto, non ci andava spontaneamente? Almeno lui si dice che si ritirava nel deserto, è vero, ma nel deserto veniva affiancato da maestri esseni, da terapeuti. Perché? Perché l'enorme frequenza che aveva il Cristo stava accelerando e gli elettroni del corpo di Gesù, degli atomi del corpo di Gesù, e lo stava rendendo il fisico eterico. E infatti camminava sulle acque, in mezzo alla folla scompariva, non si vedeva, quando camminava non aveva impronta di piedi, e così via. Entrava con le porte chiuse, attraverso i muri, perché era diventato così sottile, così diafano, che se fosse durato ancora un po' sarebbe scomparso come corpo fisico e quindi non l'avrebbe visto più nessuno. E così là, quello che lui doveva fare come compito sarebbe svanito. Allora disse a Giuda, quello che hai da fare fallo presto, tradiscimi, di modo che loro mi mettono in croce e quindi
sia fatta la volontà del Padre e quella dei profeti, che dissero che io dovevo fare questa fine. Cosa succedeva nel deserto? Gesù non faceva digiuno nel deserto, non aveva bisogno. Il Cristo che era dentro di lui lo ha nutrito di informazione. Era talmente saturo di informazione, che era nutrito talmente a livelli grandi, che non aveva bisogno di altra informazione dai cibi grossolani, perché subiva, diciamo, l'informazione dai cibi spirituali, dai cibi sottili. Io non sono guarito attraverso la medicina naturale a Favignana, ma attraverso la medicina spirituale, la connessione che ho avuto con Gesù, col Cristo. E quindi sono guarito totalmente della leucemia. E questo che è successo? Dipende che gli esseni avevano degli unguenti particolari, conoscevano unguenti fatti d'erbe, di medicine naturali potentissime, che passavano nel corpo di Gesù mentre era disteso su una piattaforma nel deserto, e lo reintegravano e facevano sì che quegli unguenti e quella, diciamo così, quell'aria fredda del deserto non facesse altro che rallentare il movimento elettronico attraverso l'atomo, gli atomi del suo corpo, della sua carne, della sua pelle. Il rallentamento lo portava di nuovo a un corpo solido, a un corpo fisico. E allora, dopo 40 giorni e 40 notti di massaggi, di unguenti e di altre cose, ritornava di nuovo, che poteva ricevere la forza enorme del Cristo, per poi, dopo alcuni mesi, ritornava di nuovo nel deserto per potersi, perché ci ritornò diverse volte, non una volta sola. Il discorso con Satana è un'allegoria, è un'illusione. Cioè Satana non poteva, come dire, tentare Gesù, in quanto non era Gesù che si trovava davanti a Satana, se ciò fosse avvenuto, ma era il Cristo. Come poteva tentare il Padre suo? E infatti nel Vangelo c'è scritto, sta scritto, non tenterai il Signore Dio tuo. Vai via Satana, non tentare il Signore Dio tuo. C'era Cristo, e Cristo non aveva bisogno di mangiare, Cristo non aveva bisogno di fare digiuni. Cristo era informato, e la sua informazione era un potere così inaudito da poter pure disgregare e riaggregare sistemi solari, sistemi stellari. Noi dobbiamo cominciare a capire le cose nel verso giusto. Non dobbiamo, diciamo così, ingoiare le favolette di quattro sordi che vengono date agli ignoranti perché poi loro abbiano le informazioni reali e usarla al loro uso e consumo, e noi rimarremo sempre ignoranti. Quindi togliamo il discorso che Cristo andò nel deserto a digiunare per 40 giorni e 40 notti, non ha nessun senso logico, non c'è nessun nesso di verità, in quanto non poteva né bere e né mangiare. L'ho fatto io 40 giorni e 40 notti di digiuno, e non sentivo né la fame né la sete, e ne avevo neanche bisogno. Quindi se ciò lo potevo fare io, che sono un semplice idiota, un semplice mortale, perché ho creduto in Cristo, lo può fare chiunque altro, perché anche noi siamo Dio, come diceva Gesù Cristo, e siete tutti figli dell'Altissimo. Ecco che viene data un'altra descrizione, come quello che 45 anni fa ho detto, che Giuda era l'unico a non tradire Gesù, e dopo 45 anni si è trovato il Vangelo di Giuda che dava ragione a me. E così ho fatto altri scritti, altre cose, sul quale si parla che non è stato Caino ad uccidere Abele, ma Abele a assassinare Caino. E do la descrizione tecnica perfetta per come lo sta dando adesso. E poi ho detto pure che Abramo uccise suo figlio Isacco, perché tutto il suo popolo e la sua discendenza diventasse potente nel mondo e mettesse a sgabello dei propri piedi tutti i gentili, dopo averne massacrati l'80-90%. E ciò sta avvenendo. Loro gestiscono e comandano il mondo per quell'atto sacrilego che Abramo uccise Isacco e lo diede in pasto a Geova.
a un demone che veniva dal passato, da altri piani di esistenza, un predatore tremendo, che ancora oggi i cattolici adorano come padre, come Dio. Quale Dio non si sa. Grazie Salvatore. Prego.